Che ragazzi, stavo montando l'altro video che vi ho promesso di Atene, ma mi è arrivato un tweet e ho detto devo registrare questo video adesso perché ci sono delle notizie fantasticamente inquietanti, ragazzi, fra qualche secondo. Bene ragazzi, la prima notizia chiaramente è stata spoilerata dal thumbnail, ci sta in uscita a settembre questo film che si chiama The Creator. E sarà un film che è stato girato interamente sulla FX3, cioè la camera che mi sta riprendendo in questo momento. Lo so, è assurda la cosa. È stata registrata chiaramente. Questo film è stato registrato con le lenti tra le migliori, le Atlas Orion, un set di lenti da 100.000 dollari più o meno. Però neanche voglio dire, ci sono anche cose che costano di più, ci sono camere che costano di più, ci sono camere che costano a noleggio a settimana quello che costa un FX3, quindi ci sono tanti discorsi da fare, no? Su questo, se vogliamo. E se andiamo a vedere, vi ho lasciato giù nella descrizione del video un po' di link. Il primo è Gareth Edwards, che è il regista e sceneggiatore di questo film, che fa il keynote di questo film, cioè la presentazione, la conferenza stampa. E praticamente spiega anche un po' della sua vita. È veramente illuminante, ragazzi. Se conoscete un po' l'inglese, tra l'altro lui parla un inglese molto comprensibile, andatevelo a vedere perché è molto carino. Chiaramente vi lascio il trailer che è boom, ragazzi. Non, cioè, pensare che quella roba è stata fatta con FX3 veramente mi fa scoppiare il cervello perché non so come l'abbiano fatto. Merito di Craig Fraser, che è il DOP, che chiaramente lo conosciamo per tutte le cosine che ha fatto anche con la Apple nell'ultima versione dell'iPhone, tutta la parte cinematica, insomma un sacco di altri film. E lui è intervenuto in un podcast, The Cinematography Podcast, di cui vi lascio il link sotto e ve lo lascio al minutaggio giusto, ok? Così non dovete fare fatica. Vi andate a sentire quando parla dell'FX3. E lui dice più o meno, non per assolutamente per paragonarmi o prendermi la paternità di nessun discorso, perché io sono a un livello 0,1 confronto al suo 100, quindi assolutamente non mi ritengo alla sua altezza, ma a livello di praticità era un po' il discorso che facevo io quando ho fatto il discorso da Canon a Sony, no? Nel senso, bisogna iniziare a fare le produzioni in maniera furba. Quest'estate, l'estate scorsa, quindi vabbè, quasi un anno fa, ho visto stavano facendo una produzione qui a Cipro per una compagnia telefonica nazionale di una pubblicità, capito? Harry Trinity. Capito, due tungsten enormi della Harry, un farfallone da 4 metri. Qui siamo 700.000 persone, ragazzi. Capite che è come fare una pubblicità solo per Napoli, neanche, cioè, neanche solo per Napoli, e utilizzare questo tipo di attrezzatura. Lui ha dimostrato veramente che con intelligenza e capendo effettivamente quello che ci serve, riusciamo a portare giù tantissimo i costi di una produzione che, come lui spiega in varie circostanze e come spiega anche il regista, altrimenti non si farebbero. È qui che voglio arrivare, capite? Io, per esempio, sono stato ad Atene, era un'associazione senza scopo di lucro, io avevo un trolley. Se fossi stato ancora Canon, io non potevo fare quel lavoro. Io ho messo tutto in un trolley regolamentare per cabina, di aereo. Quindi bisogna ragionare, iniziare a ragionare in questa maniera, cioè portare la tecnologia a nostro vantaggio, non esagerando, eliminando il discorso, perché secondo te questo qui gli mancava la possibilità di avere un FX6, di avere una Venice? Assolutamente no, però ha fatto la scelta giusta, ha detto a me serve quello che fa l'FX3, non mi interessano gli ND interni, perché come sapete nel mondo cinema al 99% si usa chiaramente la lastra davanti al Matchbox. È uguale, cioè ho la FX3, ma dove, ragazzi, e qui arriva la bomba, effettivamente, dove secondo me in effetti c'è il gap, dove noi non abbiamo la percezione che un FX3 possa fare una pellicola da cinema, ecco, capiamoci bene, cioè non dico che la FX3 sia pronta, ci manca un pezzo, almeno uno, il RAW, certo, perché dai, per fare una pellicola da cinema non ti puoi presentare con un file H265. Sì, o l'intra, quello che vuoi, però è un log. E la cosa, la bomba grande, io l'ho trovata su IMDb.
perché ho fatto le mie ricerche sulla parte tecnica, c'è scritta una cosa molto inquietante, molto piacevolmente inquietante. C'è scritto Sony RAW 4.2K. Sony RAW 4.2, mi inizio a impappinare, ragazzi, perché Sony RAW 4.2K, ragazzi, non significa Apple ProRes RAW fatto con il Ninja, che è l'unica cosa che troverete se andate a cercare Sony Video RAW o qualcosa del genere, altrimenti Sony RAW trovate soltanto roba chiaramente riguardante la fotografia. Non significa quello, perché sul database IMDb non è che puoi scrivere che il trucco l'ha fatto Giovanni anziché Francesco, o l'assistente che teneva la lente era Pasqualino invece di Giovannino, ok? Quindi occhio a questo, cioè se hanno scritto Sony RAW, raga, esiste il Sony RAW su questa camera. L'avranno dato a loro soltanto per fargli fare il film in attesa del lancio di una nuova camera, o in attesa di un firmware per questa camera, che questa sarebbe proprio altro che le apparizioni Cesera, Trevignano, eccetera. Questa sarebbe veramente la... Cioè, ragazzi, io prego, da questo giorno io prego tutte le sere, se ci mettiamo tutti a pregare, ragazzi, avremo in mano veramente una macchina della Madonna. Perché non penso, ecco, ultima cosa, non penso che si tratti del ProRes RAW, perché non penso che usino Final Cut per montare un film del genere. E se avete visto il workflow per trasformare l'Apple ProRes in Cinema DNG per poi metterlo in una maniera lineare allucinante su DaVinci, ragazzi, avete capito che probabilmente nessun pazzo farebbe un lavoro del genere per usare un FX3. Al massimo avrebbero usato una, non so, una Canon C70 o qualcosa del genere, però sicuramente l'FX3 non, se quello era il loro giro che dovevano fare. Quindi questa è la bomba, ragazzi. Il fatto che ci sia questo film, che tra l'altro fa paura, vi lascio il trailer giù, cioè pensare che anche le scene più semplici, cioè la scena veramente boom su cavalletto, sia stata fatta con l'FX3, mette un brivido per chi ce l'ha, perché mette un brivido. Ma se pensiamo, vabbè, poi ci sono un sacco di effetti speciali, chiaramente il regista viene dagli effetti speciali, quindi è inutile che ve ne parli, cioè è una bomba assolutamente di film, io non vedo l'ora di vederlo, magari lo troverò ad Amsterdam quando vado in fiera a settembre, potrebbe essere, non lo so. Però ragazzi, questo RAW, veramente, dobbiamo fare veramente delle riunioni, tutti gli utenti Sony, pregare tutti insieme, fare dei pellegrinaggi in Giappone, perché se dovesse succedere sarebbe veramente una grande cosa. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, vi voglio bene, adesso vado avanti col montaggio degli altri video, domani girerò quell'altro videuccio così per i microfoni da interno. Ragazzi, sono qua, sono a vostra disposizione, vi voglio bene, grazie. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.